Come al solito la Konami ci fa i suoi scherzoni, no? Perché ovviamente sì. Partiamo subito con le bandite. Abbiamo Clifford Tower bandito. A caso, non so perché, vabbè. Poi c'è Shurit, Strategist of the Necrods, che è bandito. E già qui il Necrod stava morendo, adesso è morto definitivamente. Mi dispiace per chi abbia venduto un rene per comprarselo, però mi spiace. Poi c'è Construct, che mi ha storto un po' il naso e è passata praticamente da 3 a bandita. Perché a quanto pare vogliono fare come in OCG e quindi se ne va a farsi fottere il mio Bujin Shaddoll, che fortunatamente non ho ancora montato perché mancava la parte Shaddoll. Quindi spenderò i soldi rimanenti in Magispectre perché sono un player senza skill e mi piace giocare molte trappole. Exiton bandito, Mickey Perfect mi dispiace, so che ricomincia a giocare perché l'hai sbustato, però il ban non dico ci stesse, però non mi dispiace. Clifford Scout limitato, come uccidere Clifford. Graf limitato anche se avrei preferito Seer perché l'ha messo semi. Mathematician limitato a caso perché chi lo, cioè non ne vede l'utilità adesso come adesso di limitarlo. Però vabbè. Brionac e Unicorn, uno da semi, l'altro da 3x, limitati entrambi perché a quanto pare vogliono distruggere Necroz. Kahnok, che nessuno si aspettava, limitato addirittura, perché a quanto pare aggiunge troppe carte. Però non è che faccia molto, alla fine che aggiunge Stiz o Ambush, quindi vabbè. E Shadow Fusion che potrebbe anche starci, visto che non è male. Rota che praticamente distrugge Tella, Yue, Meroic, Battling Boxer, Monarch, quindi che belle cose, anche Hero, che belle cose. Una felicità. Seer, che al posto che essere limitato è semi, bastardi, l'ho fatto apposta. Poi No Longer Only, vabbè, Chaos Sorcerer che era già sto messo in 2x, quindi l'hanno tolto. Sheen, che adesso non è che faccia più queste gran cose. Spellbook of Fate, che prima era limitata, che è la magia spellbook, che ha effetti diversi in base agli spellbook banditi, per attivarla. E Gyarga Gear, che cos'è Gyarga Gear? Ah, già quella trappola che ormai non usano più neanche il Ghiarghia, va bene. Niente, siamo molto felici, sicuramente. La cosa bella è che comunque Tollemaico è intoccato. Infinity spam.